Ciao a tutti, nello scorso screencast abbiamo visto come installare Ruby attraverso RVM, così da avere un ambiente Ruby sempre consistente, anche multipiattaforma. Oggi invece vedremo alcuni aspetti pratici di che cos'è Ruby on Rails e in particolare la sua struttura e le novità introdotte dalla versione 3.1. Allora, partiamo sempre dal terminale. Nel caso non l'avessimo già fatto, ci conviene specificare una versione di Ruby da utilizzare in tutte le console. Ho installato la 1.9.2, quindi posso dire che questa è la mia versione di default. Iniziamo dove avevamo lasciato, quindi creando un'applicazione ad esempio, Rails New My App. Ecco che ha finito. E iniziamo subito a modificare un file che è generato all'interno del progetto. Questo file chiamato gemfile è il file che raccoglie tutte le dipendenze delle gemme che andremo a utilizzare nel nostro progetto. Di default, mancano due gemme che riguardano la compilazione del JavaScript, che sono appunto exec.js e theruby racer. Salviamo e ridiamo il comando bundle install. Eccoci qui. Continuiamo con la nostra applicazione ad esempio, Rails G, scaffold, questo comando scaffold, come vedremo, andrà a popolare queste cartelle che sono di progetto. Dal punto di vista pratico, appunto, questo script scaffold genera un'impalcatura che ci permette di partire già con dei file pronti e non da zero. Lo scaffold non è da intendere come un CMS, ma come appunto un'impalcatura sulla quale costruire e modificare il nostro progetto. Come potete vedere dai log, ha costruito molti file che adesso andremo a vedere più in dettaglio. Iniziamo con il database, però prima vi faccio vedere come tutto questo sia già pronto e dia un output utilizzabile. Con rake db migrate aggiorniamo il database integrato alla versione dello scaffold. Nel frattempo faccio aprire un'altra console dedicata al web server incorporato. Potete scrivere server oppure lo shortcut è S.
qui ha aggiornato la tabella e qui è partito il server. Quindi a questo punto possiamo aprire una nuova pagina. La porta di default è sempre la 3000, però appunto si può cambiare quando, come parametro quando si inizializza il server. Abbiamo la pagina di benvenuto con i dati riguardanti la nostra installazione. E su posts al plurale abbiamo già qualcosa di funzionante che ci permette di interagire con il database. Dunque, torniamo alla nostra struttura e cerchiamo di capire che cosa è avvenuto. Allora, innanzitutto, se torniamo a vedere questi log, abbiamo visto che sono state create diverse file. Iniziamo appunto dal database. Le configurazioni del database si trovano all'interno della cartella config database.yaml. Di default, tutti e tre i database di sviluppo, test e produzione utilizzano questo adapter SQLite 3. Ovviamente, in un mondo reale, perlomeno l'ambiente di produzione sarà su un DB che sarà molto probabilmente MySQL oppure PostgreSQL. Qui potete poi eventualmente impostare password per accedere a DB, eccetera. L'altra parte molto importante ha a che vedere appunto con la struttura di questo framework, quindi Model View Controller, quindi la generazione di modello che riferisce appunto al post che vogliamo gestire, ai suoi controller, al suo controller e alle sue viste. Procediamo con ordine. Tutto il nostro progetto sarà all'interno della cartella app. Qui dentro troviamo appunto la parte controller, quindi ogni volta che riceviamo una richiesta dall'esterno verrà chiamato prima un controller che accederà a dei modelli che a loro volta accederanno alle tabelle delle SQL. Una volta presi i dati, questi dati verranno mostrati dalle viste. Prima di addentrarci ancora qua dentro, partendo dall'esterno, le chiamate che arrivano appunto dalla richiesta HTTP del browser vengono gestite da un altro file che si chiama routes.rb. Quando abbiamo chiamato lo scaffold, in automatico ci ha inserito questa parolina resources posts che significa che per accedere a questo controller utilizziamo le azioni REST predefinite per appunto creare un post, modificare un post, eliminare un post. Se volete sapere quali sono tutte le URL possibili allo stato attuale, vi conviene sempre andare sul terminale, apriamo ancora un altro terminale e digitiamo rake routes.
Nel caso in cui vi servissero ulteriori azioni per interagire con i vostri controller, potete appunto guardare la documentazione, quindi mappare chiamate get o post sugli opportuni metodi che andremo a vedere nel controller. Qui sono appunto tutte le chiamate esterne che si possono fare fino adesso. Quindi, chiamando posts, andremo a chiamare l'azione interna del controller posts chiamata index. Nel caso in cui il tipo di chiamata non sia una get, sia una post, andremo a chiamare sempre all'interno del controller posts un'azione chiamata create. Continuiamo quindi dal controller. Questo è il controller menzionato e qui si sono già dei metodi precompilati. Abbiamo appunto index che ci permette di prendere tutti i post disponibili e metterli in una variabile globale. Questa variabile sarà poi ripresa dalla vista corrispondente, quindi index, e ciclando su questa possiamo visualizzare tutti i post salvati. Torniamo al controller, allo stesso modo, questa volta al singolare, che ovviamente è solo una convenzione, inviando un parametro tramite l'URL, possiamo cercare il post che corrisponde a un ID prefissato. E a seconda del tipo di chiamata possiamo renderizzare la vista in HTML, oppure in questo caso viene visualizzato il JSON con gli stessi dati. Questo HTML che vedete nella vista, per esempio index, non è tutto l'HTML visualizzato nella pagina, ma è solo quello riferito all'azione specifica. La parte esterna viene definita in layouts application.html.erb. Quindi se torniamo sul browser, visualizziamo il sorgente, vediamo che appunto c'è la struttura montata tutti insieme. Una cosa particolare di Rails 3.1, da Rails 3.1, è che tutta la parte statica, quindi CSS e JavaScript, non sempre viene renderizzata come la si scrive, ma come vedremo ci sono varie modalità di rappresentarla. E in modalità di sviluppo, develop, questi file vengono mostrati in questo modo. In modalità di produzione, tutti questi file, quindi jQuery,
scaffold, CSS, eccetera, vengono compressi e montati in un file unico. Questo comportamento, a seconda del tipo di modalità con cui utilizziamo il progetto, viene definito sempre sotto la cartella config, environments, abbiamo development e production. Anche qui i nomi sono delle semplici scusate, quello che cambia è l'impostazione di queste flag. Per esempio, in modalità di produzione, i log non vengono mostrati nella loro interezza all'utente, ma vengono mostrati in modo molto più conciso. Così come altri servizi come per esempio il mail server in modalità development, potremmo utilizzare un web server locale, un server di posta locale, mentre in produzione probabilmente utilizzeremo quello con i dati del provider, così come avviene con le impostazioni del database. Andiamo sempre a vedere la parte statica. Qui c'è una cartella assets che appunto ci permette di inserire nella nostra applicazione immagini, JavaScript e CSS. Questi file, come detto prima, non sono quelli che vengono renderizzati, ma rappresentano appunto l'inizio. Nel senso, in questo file application.js, con questo stile particolare di commenti, richiediamo librerie JavaScript già presenti come jQuery, jQuery UJS, eccetera. In automatico sono stati generati anche dei file js.coffee. Coffee è un altro modo di scrivere JavaScript, ovvero un linguaggio che viene compilato in JavaScript. Vedremo poi quali sono i vantaggi. E allo stesso modo i CSS sono in formato SCSS o SAS. Il vantaggio di utilizzare questi linguaggi non immediatamente leggibili dal browser sta nel fatto che questi linguaggi offrono dei vantaggi notevoli rispetto ai corrispettivi compilati. Iniziando da CoffeeScript, vediamo che a sinistra c'è il linguaggio CoffeeScript e a destra c'è come viene compilato in JavaScript. CoffeeScript è molto più conciso e leggibile rispetto a JavaScript. Ovviamente il fatto di utilizzare CoffeeScript non crea nessun problema se vogliamo interfacciarci a librerie già esistenti JavaScript. Questo linguaggio appunto prende un po' di spunto da Python perché appunto l'indentazione ha un significato, e anche da Ruby stesso per quanto riguarda certi costrutti. Il vantaggio che mi ha colpito di più è quello di come vengono gestiti, diciamo, gli oggetti in JavaScript e le classi. Qui abbiamo un esempio di come appunto le classi in CoffeeScript sono molto più simili ai linguaggi ad oggetti,
a cui siamo abituati rispetto a come si dovrebbero implementare in JavaScript. In modo simile, i file CSS vengono fatti con SAS o SCSS. Si tratta dello stesso tipo di sintassi, solo che SAS è posizionale, quindi anche qui gli spazi hanno un significato. Invece in SCSS la sintassi è praticamente uguale a CSS, solo che vengono aggiunte alcune funzionalità molto utili, tra le quali appunto la possibilità di utilizzare le variabili, per esempio per definire dei colori o delle dimensioni, la possibilità appunto di annidare gli stili, così come anche la possibilità di diciamo estendere uno stile esistente prendendo delle proprietà definite in un altro. Un'altra cosa molto carina di SCSS è che tutti i file CSS sono dei file SCSS validi, questo perché appunto SCSS è un superset rispetto a CSS. Per farvi vedere appunto cosa cambia in modalità di produzione, torniamo al nostro web server. Sincronizziamo il database di produzione, perlomeno la struttura, con quello che abbiamo in development. Notate come il parametro production viene inviato quando chiamiamo il web server e viene visualizzato anche qui. Se torniamo alla nostra applicazione, ad esempio, possiamo appunto notare che ci dà un primo errore che è dovuto al fatto che non sono stati compilati appunto le parti statiche. Questa compilazione in modalità di sviluppo viene fatta in automatico ad ogni variazione del file, invece in modalità di produzione bisogna forzarla con Rake assets precompile. Riavviamo anche il server. E aggiornando la pagina otteniamo una nuova struttura vuota. Rispetto alla modalità di sviluppo, questo sorgente sarà leggermente diverso. Innanzitutto, come potete notare, ai CSS viene applicata un hash,
così come anche ai JavaScript che vengono compressi in un file JS unico. Questo appunto è il comportamento di default che, stando alla documentazione, è possibile comunque customizzare, quindi non è detto che per tutti i JavaScript ci sia la necessità di utilizzare questo tipo di compressione. Questo qui, vi ricordo, era la modalità di sviluppo e questa qui è quella di produzione. Allo stesso modo, se torniamo sulla cartella del progetto, è possibile gestire le immagini, quindi mettere all'interno della cartella assets images tutte le iconcine piccoline e sempre con un sistema analogo generare uno sprite e quindi poter accedere a un'immagine unica con tutte le icone e tramite CSS accedere poi all'immagine che ci serve, quindi realizzare qualcosa del genere. Questa immagine viene generata in automatico da sistemi che si interfacciano sempre con questo ambiente. Per oggi è tutto, spero che l'argomento vi sia piaciuto, vi saluto, ciao!